Salve a tutti amici di YouTube, bentornati in questo nuovo video di Manzorita. Oggi sono qui per fare il secondo capitolo della nuova rubrica Ora parliamo di fumetti. Allora, oggi voglio fare la recensione di due fumetti della Marvel e più precisamente degli Avengers, che sono Hulk spacca gli Avengers e Occhio di Falco punto cieco. Allora, iniziamo da Hulk spacca gli Avengers. Allora, sono entrambi delle storie complete, questo, e più precisamente questo Hulk spacca gli Avengers è formato da 5 storie, che sono Traditi da Banner, Il Viscido della Furia, Una volta Vendicatore, Quello che spacca Las Vegas e Il Confronto. Allora, sono da diversi scrittori, la storia di diversi scrittori e i disegni. Sono di diversi disegnatori, infatti si può vedere proprio, si può notare proprio la differenza tra i vari disegni, come ad esempio sono, vabbè, i disegni sono della Marvel, perciò sono naturalmente a colori. Ecco, qui possiamo vedere i disegni della prima storia, mentre qui avanti, ad esempio, si possono vedere le differenze proprio. Questo nella seconda possiamo vedere le differenze dei vari personaggi. Si può notare qui, anche qui possiamo vedere Hulk circondato dalla polizia e dai militari e possiamo proprio vedere le differenze. È una lettura abbastanza semplice, come ogni fumetto della Marvel, sono in tutto. Non segna le pagine, perfetto. Comunque non sono tante pagine, in poco tempo si riesce a leggere. Della Panini Comics, naturalmente della Marvel, del novembre 2012 l'ho pagato 5,30 euro. L'altro invece, quello che mi è piaciuto di più, sempre appunto degli Avengers, Occhio di Falco punto cieco. Allora, anche questa è una storia completa. Questo invece è del giugno 2012. E l'ho pagato 4,30 euro. Allora, un secondo, ecco. All'interno con questo fumetto vi è anche la Avengers Priority Identity Card Full Security Clearance della Marvel Panini, infatti collezionare tutte in regalo la Avengers Card, la 2 di 7, ed è di Victor Holland e United States President Barack Obama, possiamo vederlo qui, Avengers. Sì, un carino, possiamo dire, souvenir di questo fumetto. Allora, il fumetto in sé. Questa è una storia sola ed è punto cieco perché è questa storia in cui Occhio di Falco sta diventando cieco. Ha il rischio di diventare cieco e perciò Iron Man crea quelli che lui chiama giocattoli delle lenti, dei visori al laser per poter migliorare la sua mira. Occhio di Falco è un personaggio molto, molto particolare, molto combattuto all'interno di se stesso, perché poi possiamo vedere qui in queste parti color seppia, che sono i suoi flashback della sua infanzia. E qui possiamo vedere della sua infanzia, di quando, ecco, quando il padre lo picchiava, dato che si ubriacava, era un ubriacone, e quindi lo picchiava, poi scappa di casa. Comunque non voglio fare spoiler, ma essendo un fumetto della Marvel, anche qui, naturalmente molto colorato, sono molti bei disegni, ovviamente particolari, poi belle queste qui
Ecco qui per esempio, ecco qui non so se si vede bene, questa è la vista di vista sfocata di occhio di falco perché sta diventando cieco, e questa è la vista con il visore laser che gli ha fornito Iron Man. E quindi vabbè, altre immagini. Non è per niente un brutto fumetto, un classico della Marvel. È scritto da Occhio di Falco, storia di Jim McCann e disegni di Tommy Humor, no, scusate, Paco di Diaz e Valentin Delandro, Lee Wicks e Stefano Gaudiano e Nick Dagotta e Brad Simpson per i vari flashback e tutti i vari disegni, ecco. Niente, questo era il mio secondo capitolo. Questi sono tutti quelli che faccio qui, sono le tue consigliatissime, tutti i video che faccio, faccio le recensioni di letture e di fumetti molto, molto consigliati a tutti. E niente, io vi saluto e al prossimo video.